L'inceneritore serve? Secondo me no, nel senso che bisogna trovare una tecnologia che sia che non incenerisca e che sia, come dire, più all'avanguardia, ce lo dice anche l'Europa, che accompagni una fase di transizione. Cioè la transizione ecologica non vuol dire che domani noi siamo in grado di non produrre più rifiuti. Significa che, dal mio punto di vista, bisogna fare un percorso con investimenti chiari e certi, adesso col PNRR, e che bisogna trovare una forma che sia alternativa. Io non sono esperta, quindi potrei dire cavolate, non lo dico, sì, ma credo che esistano, e beh, ci sono, insomma, esperti che lo dicono. Quindi, certo. Sì, però non basta essere, cioè, togliamo anche questo. Quindi lei dice il termovalorizzatore a Roma no. Tutti. Il termovalorizzatore così com'è a Roma no. Se stiamo dicendo il modello che tra l'altro a Torino io spero che non serva, cioè noi abbiamo un contratto, adesso non ricordo, che arrivava fino al 2030 o 32, sì, vado a memoria, adesso non ho le carte. Se mi dite il futuro è senza inceneritori. Io sono profondamente convinta. Quindi anche quello di Roma, no, non facciamolo. No, bisogna costruire un impianto che accompagni questa fase di transizione, che porti a una città che vedrà una differenziata, che, e su questo so che anche Gualtieri si è impegnato, aumenterà in modo significativo, e che in questa fase di transizione ci permetta di gestire quel rifiuto che esiste. Cioè, non so se mi sono spiegata, io non dico che non esiste il rifiuto, esiste perché siamo in una società che deve cambiare, ma l'inceneritore, quella tecnologia è vecchia. Anche a Torino, se oggi dovessimo costruire qualcosa, non si immaginerebbe Maurizio, il modello detto vecchio. Questo, però a Torino ci sono meno rifiuti per strada che a Roma, quindi significa che l'inceneritore contribuisce a rendere la città più pulita. Non confondiamo la fase della raccolta con la fase dello smaltimento. Non è che se tu hai un inceneritore la raccolta funziona alla perfezione, non è detto. Certo, c'è tutta una filiera, ma non è che la raccolta coincide, cioè il momento della raccolta deve essere efficiente in quanto la raccolta deve essere efficiente. A Torino, però quando lo sapete, a Torino, quando c'è stato, e lo stiamo ancora facendo, sono arrivate le ecoisole, all'inizio ci sono state delle difficoltà nella raccolta, ma l'inceneritore c'era ancora lì. Quindi il tema è la quantità di rifiuto che oggi ancora esiste non differenziabile, questo è il vero nodo. Poi certo che c'è anche un tema di raccolta, ma non è quello il punto nodale. Però rischiamo oggi più di ieri e ogni giorno di più una crisi di governo sul termovalorizzatore e sulle armi, per la posizione non solo dei 5 Stelle, per la verità, sulle armi anche della Lega. Lei lo vede questo rischio, sinceramente? Io, insomma, l'ho detto, vale anche la pena, diciamo, provocare una crisi sul termovalorizzatore per 5 Stelle, dico. Facciamo un passo indietro, poi vi dico la mia opinione. Cioè, era proprio necessario inserire quella norma con quei poteri in quel decreto che oggettivamente non aveva come principale oggetto il tema dei rifiuti? Prima cosa. Seconda cosa, il Movimento 5 Stelle, io vi dico la mia opinione personale, l'ho detto tante volte, anche in momenti più difficili si è sempre preso la responsabilità di governo. E se dite a me che cosa penso, io penso che il Movimento 5 Stelle deve portare fino in fondo il governo, questo governo. Però un governo, prima facevamo una battuta, Draghi con la politica. Non è che possiamo immaginare che un governo di un paese non sia politico. Esistono delle forze politiche, noi siamo una forza politica di maggioranza relativa ed è giusto che il Presidente del Consiglio ascolti le forze politiche. Quindi, equilibrio o non equilibrio? Io non sono il Presidente Draghi, non ha bisogno dei miei consigli. Però io non penso che sia, cioè penso che sia scorretto pensare che il male in questo momento siano i partiti o la politica. La politica ha il dovere di dare un indirizzo e c'è bisogno giustamente di trovare un equilibrio e io penso che ci siano gli strumenti per farlo. Io mi auguro che non venga messa la fiducia sul tema dell'inceneritore, onestamente.